Semplificare. Ecco, questa secondo me è la parola chiave per far ripartire l'Italia. Abbiamo visto in questi mesi quanto ancora la macchina pubblica sia lenta a muoversi perché ci sono troppi cavilli, troppi passi da fare. Le conseguenze di questo abbiamo visto per esempio che la cassa integrazione è stata erogata in ritardo, i sostegni alle imprese, i prestiti da parte delle banche sono stati erogati lentamente. Queste sono cose che sono evidenziate dalla crisi, ma che esistevano anche prima. Io credo che il nostro paese, se deve diventare un paese dove si investe più facilmente, quindi si cresce più facilmente, sia con investimenti pubblici che con investimenti privati, deve diventare un paese dove tutto è più semplice, dove la pubblica amministrazione si muove in maniera più snella. Il decreto semplificazione va in quella direzione, però secondo me deve essere soltanto il primo di una lunga serie, perché il compito è davvero molto, molto complicato, ma è essenziale per l'Italia semplificare.